Assalamu alaikum, wa marhaba fi Dubai. Ciao e benvenuti a Dubai. Sono qui all'interno di un majlis. Il majlis è una sorta di living room, direbbero gli inglesi, un salotto dove ci si incontra per discutere di affari, per rilassarsi con gli amici o con la propria famiglia, o anche solo per bere un tè o un caffè. Abbiamo deciso di fare questo video perché molto spesso chi viene a Dubai o pensa di venire a Dubai ha sempre l'idea di Dubai, grattacieli, centri commerciali, zero cultura, solo tecnologia. Beh, ma Dubai è tanto altro ancora. La cultura araba, sebbene relativamente più semplice, ma proprio perché sviluppatasi in un ambiente desertico, ha in realtà delle radici profonde. Ed è proprio da questo majlis che vi porterò in giro per il museo. Il museo, aperto relativamente da poco, si trova a ridosso del Creek, nella zona di Deira. All'interno del museo è possibile trovare manoscritti, antiche armi, manufatti e tanti altri oggetti rinvenuti in questi luoghi. E allora, facciamo un giro per il museo. Durante il giro ho avuto il piacere di incontrare Ahmed Obaid Al-Mansouri, fondatore del museo, per scoprire che in realtà questo museo non è governativo, ma è privato e Ahmed, oltre ad essere il fondatore, è colui che ha investito per la realizzazione di questo museo, ristrutturando alcune vecchie case di proprietà di suo nonno e portando gran parte degli oggetti qui presenti, e quindi anche il curatore stesso del museo. Abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di seguirlo in alcune stanze del museo, dove ha aperto le teche per noi. Abbiamo avuto il privilegio di sfogliare con mano antichi manoscritti, ma anche di conoscere alcuni dettagli che probabilmente ci sarebbero sfuggiti senza la sua guida. In uno dei manoscritti che abbiamo avuto il privilegio di sfogliare, in particolare uno in doppia lingua, calligrafia araba e francese, ad opera di un viaggiatore arabo, abbiamo trovato dei riferimenti alla Sicilia, in particolare alla città di Palermo, che viene citata come Balerm. Viene altresì citata la copiosa presenza di moschee sull'isola. Mentre esploriamo le varie stanze del museo con Ahmed, questi mi cita anche Gasparo Balbi, mercante veneziano, che durante il suo viaggio fino al Giappone, nel XVI secolo, passa vari anni in Medio Oriente. Le sue memorie di viaggio sono la prima testimonianza stampata della parola Dubai. Nel libro si citano anche Umm al-Quwain, Kalba, Ras al-Khaimah e tanti altri posti dei moderni Emirati Arabi. All'interno del museo c'è una copia del libro. Ebbene,
Mi auguro che il giro vi sia piaciuto, quindi, ma salama!